Buon pomeriggio a tutti dal team di Uptrend Advisory. Questo è un servizio, una breve analisi di qualche minuto, spero eloquente, in partnership con Trend Online, titoli sotto la lente. Il nostro servizio, i nostri recapiti, il nostro info@uptrend.it per tutte le informazioni inerenti al servizio e all'analisi di vostri titoli, di titoli di vostro interesse, www.trendonline.com, portafoglio Uptrend Italia Pacello è il link da dover cliccare per aderire a questo servizio di segnalazione azionaria. È un servizio segnali, due tipologie di abbonamento, semestrale e annuale, soliti metodi di pagamento elettronico. Il servizio segnali consiste nel dare una segnalazione via SMS e via mail con stop loss e target profit di ogni titolo selezionato. Info@uptrend, support uptrend è il nostro contatto Skype. Verrete subito aggiunti, basta fare una semplice richiesta d'amicizia. 031 80 93 84, il telefono aziendale. Bene, Milano oggi, come ben possiamo vedere dall'indice, è stata respinta dalla resistenza passante in area 21.350-21.300 punti e ha chiuso al di sopra dei 21.000. Importante una chiusura e quindi per la settimana entrante un'apertura al di sopra di quest'area di prezzo, 21.000 punti. Prima di allora non consiglierei di posizionarsi al ribasso. Perché dico questo? Perché comunque il mercato è ancora molto forte, italiano. Questo è stato il primo target da dover raggiungere e Milano precisamente, il future, e sia il future che l'indice, l'hanno raggiunto in maniera millimetrica, direi. Un segnale di pericolo solo sotto 21.000 punti livello tondo. Vedete anche oggi Milano ha raggiunto un minimo in area 21.080 e da lì è ripartito al rialzo. Per lunedì, primo supporto dinamico da dover tenere a mente, da non violare al ribasso, è questo, congiungendo il minimo relativo decrescente, questo minimo relativo del 19, del 21, area 20.395 punti, secondo minimo quello di ieri pomeriggio, quello di ieri mattina in area 20.680. Da lì poi per proiezione tecnica il prezzo andrebbe al test di questo supporto dinamico in area, proprio sotto area 21.000 punti. Ecco perciò un ritorno agli acquisti solo al di sopra della resistenza, quindi soltanto alla violazione con la conferma della chiusura anche di lunedì, della giornata di lunedì, al di sopra di area 21.350. Per il momento iniziare a magari lunedì, vediamo come apre la borsa, ma monitorare attentamente i livelli, perché anche sui titoli, tutto come ben sapete, noi siamo ancora con i titoli in acquisto, manteniamo le posizioni al rialzo, vediamo come ci sarà questa pausa, come sarà l'andamento nella giornata di lunedì, per me è cruciale, perché come ben potete notare, se vi mostro anche il grafico del DAX di Francoforte, possiamo vedere come. Un attimo che disattivo la lavagna, possiamo vedere come lo strumento tecnico sulla borsa tedesca è stato respinto da area 9.800, 9.800 punti e ha come base, come supporto statico da non dover violare al ribasso nella giornata attuale in chiusura di settimana, area 9.600 punti. Fin quando il DAX è al di sopra di questo supporto tecnico, possiamo vedere come anche le altre borse europee possono continuare a spingere al rialzo. Nello specifico, a noi interessa la nostra borsa, il mercato domestico italiano, quindi fino a quando Milano è al di sopra di 21 punti, mantenere in portafoglio i propri titoli in acquisto nel breve termine. Ovviamente una violazione di quel livello tecnico annullerebbe il bel rialzo avuto nella settimana attuale e riporterebbe l'indice a testare la base di questo wedge, quindi il supporto dinamico in area attualmente 20.450-20.500 punti. Minimo cruciale ovviamente da non dover violare al ribasso nella prossima settimana è sempre il minimo del 10 di luglio in area 20.280 punti, 20.300. Analizziamo il titolo Intesa San Paolo che ha perso alla fine in chiusura di contrattazione un 1,5%. Perché dico questo? Vedete, si sta muovendo, l'andamento del titolo è molto lineare e molto preciso. Si sta muovendo in questo canale rialzista.
Nel breve termine, oggi l'ha testato millimetricamente, direi in area 2,385, da lì il prezzo è venuto giù. Fin quando monitorare attentamente area 2,25 per la tenuta, il mantenimento della struttura tecnica attuale al rialzo. Lunedì mi attendo probabilmente un test di quest'area tecnica per poi poter proseguire la nostra strada rialzista verso target anche più ambiziosi. Il primo è stato raggiunto ieri sicuramente in area 2,35, adesso vediamo come lavora lunedì il livello tecnico 2,24-2,25. Se da lì il prezzo ripartirà al rialzo, i prossimi target sono ambiziosi: 2,45 prima, 2,50 dopo. Questo è il titolo, questo titolo intesa. Analizziamo il Banco Popolare come per il comparto delle popolari. Vedete anche Banco Popolare è ancora al rialzo, da mantenere, è normale oggi venerdì, Milano scende sul test di 21.350, Banco Popolare inizia a invertire la rotta, è arrivato a testare l'area massima in area di 12.80, da lì è venuto giù. Anche qui fino a quando rimaniamo al di sopra, direi di area 11.50-11.45, mantenere al rialzo in portafoglio. Abbiamo più livelli, sicuramente il primo in area 12, livello tondo. Il vero livello di inversione avverrebbe nel breve termine sotto area 11,50. Questo livello, violato questo livello, potremmo rivedere il titolo in area, ritornare verso il minimo relativo da non dover violare nel medio lungo, che è 10,50. Vediamo un titolo energetico, Saipem, si è difeso bene oggi dopo aver perso nelle scorse sedute. Ricordate, era arrivato a fare un massimo, scusate, cancello la lavagna, è arrivato a fare un massimo in area 19,20, 19,15, poi da lì è venuto giù, si attesta in area 18,50, chiude la settimana bene, comunque ancora impostato in un trend rialzista nel medio-lungo termine. Siamo nella parte bassa del canale di Lungo. Per il momento stare attenti perché monitorare attentamente per chi li ha in portafoglio in maniera nel medio-lungo termine area 18. Fin quando siamo al di sopra di questo livello tecnico, mantenere in portafoglio. Ora l'attesa è sicuramente un breakout della resistenza dinamica passante in area 19-19-20. Se viene breakato a rialzo anche questo livello, si può tornare sicuramente a rivedere prima un target intermedio in area 20, 20 e 20 e poi i massimi di giugno, di inizio giugno in area 21. Ritorniamo, vediamo un altro titolo importante oggi, STM, Atlantia ed STM. Atlantia che perde 2,7 punti, brutta la reazione del titolo al test della resistenza in area 2,60-2,55, però ripeto, anche su questo titolo mantengo comunque un'impostazione moderatamente rialzista perché il livello di inversione di stop operativo rimane sempre 19,50-19,40. Fin quando ci manteniamo al di sopra di questo supporto dinamico e statico, quindi al di sopra di questo supporto dinamico e statico era 19,50, mantenere in portafoglio. Con questo concluso, passo ai riferimenti, i nostri riferimenti tecnici, info chiocciola trend, support a trend Skype 031 80 93 84 per le informazioni in ditta. Ringrazio anche Trend Online, vi auguro un buon weekend e arrivederci alla prossima settimana. Grazie.